Sport to You, bentornati a Figure to You Roller Edition, la vostra rubrica di approfondimento interamente incentrata sul pattinaggio artistico a rotelle. Siamo tornati in questa versione nuova, questa versione audio podcast per analizzare a caldo quanto sta succedendo in quel di Ponte di Legno, località della Val Camonica, che sta ospitando i campionati italiani 2024. Competizione, come sappiamo, fondamentale per indirizzare e orientare il commissario tecnico Fabio Holland in vista di quelli che saranno i campionati europei e i campionati mondiali che, ricordiamo, quest'anno saranno a Rimini all'interno dei World Skate Games. Nella giornata di mercoledì 3 luglio si è concluso il secondo segmento inerente alla massima categoria dedicata alla gara delle coppie d'artistico, dove a spuntarla sono stati Nicole Mills e Tommaso Cortini, che per la prima volta hanno ottenuto il primo posto e quindi hanno vinto il titolo della massima categoria in una prova purtroppo orfana di Alice Esposito e Federico Rossi, campioni del mondo in carica, pluricampioni italiani, che purtroppo hanno dovuto alzare bandiera bianca e annunciare il forfè a causa di un infortunio rimediato alla dama. Ma che gara è stata? È stata una gara intanto con pochi partecipanti a livello complessivo, siamo nell'ordine delle 10 coppie, 7 senior e 3 junior, è contrassegnata anche da tante sbavature. Andiamo però con ordine, perché Mills e Cortini hanno confermato un po' i loro punti di forza, ma dall'altra parte anche tutti altri aspetti ancora da smussare per fare quel salto di qualità che però si preannuncia imminente per quanto visto. Fondamentalmente gli atleti seguiti da Cristina Pelli e Patrick Venerucci e da tutto il loro staff hanno ben performato in alcuni elementi di insieme, pensiamo ai sollevamenti ma anche alla spirale, che nella somma dei due programmi, quindi sia short sia libero, sono stati sempre valutati con il massimo del livello, quindi con livello 4. Dall'altra parte è invece mancata qualcosa negli elementi di salto, con particolare attenzione verso gli elementi di salto in parallelo, dove sono arrivati tanti errori che sono reiterati e sono però anche il riassunto di quello che sta succedendo a livello generale nella disciplina, perché non possiamo più nasconderci se non diciamo che le coppie dall'introduzione ai roll art sono in assoluto la specialità che sta faticando di più. Il libero sta faticando tanto, ne abbiamo già parlato in una puntata speciale uscita quasi un mese fa, ma le coppie in questo momento sono ancora lontane da quel livello richiesto dal nuovo regolamento. Sono tante in realtà le motivazioni, ma le andremo sicuramente ad indagare con ospiti speciali nelle prossime settimane. Però è chiaro che trasformare la disciplina, portarla verso elementi più codificati vicino alla danza, permettendo anche di alzare l'asticella da un punto di vista tecnico, soprattutto negli elementi di salti in parallelo. Pensiamo che fino a qualche anno fa le coppie andavano sempre su doppio flip e doppio loop e via, come si suol dire, concentrandosi su altri elementi. La somma di queste due cose ha portato a tanta fatica proprio da un punto di vista fisico e alcune difficoltà performative che, se ci pensiamo, sono anche vicine al mondo del ghiaccio. Se noi guardiamo una gara di ghiaccio, vedremo che la maggior parte degli elementi fallosi sono appunto quelli di salto, che soprattutto quelli in parallelo, ma anche appunto i salti lanciati. Quindi Nicole e Tommaso, pur dimostrando dei grandi passi in avanti, soprattutto da un punto di vista di convinzione, da un punto di vista coreografico, da un punto di vista di personalità, hanno dimostrato tanti passi in avanti. Il prossimo step sarà quello di trovare quella continuità realizzativa che potrebbe portarli poi in poco tempo a diventare una coppia veramente, veramente memorabile, perché sono due atleti tanto diversi, presi singolarmente, ma che riescono a trovare una grande alchimia e anche una grande pulizia nelle linee una volta
che si uniscono e stanno insieme appunto come una coppia dovrebbe fare. Quindi il punto di interrogativo è come mai le coppie stanno faticando così tanto. Cercheremo di dare una risposta presto, perché se guardiamo anche il resto della gara, gli errori sono stati tantissimi anche da chi ha conquistato le restanti parti del podio. Pensiamo per esempio a Caterina Locuratolo e Jacopo Russo, secondi classificati anche in questo caso, rispettando pienamente i favori del pronostico. È da segnalare anche la terza posizione di Gloria Di Bella e Alessandro Bozzini, che hanno fatto un gran recupero in realtà dal quarto al secondo posto, perché hanno conquistato il secondo libro per piazzarsi in terza posizione con 144.03 punti. Sono fondamentalmente 11 punti in meno rispetto a Locuratolo Russo, e più di 50 in realtà rispetto a Mills Cortini, che comunque sono riusciti a scavalcare quota 200 punti, che è la soglia minima per iniziare a intavolare un percorso che sia ancora più vincente e che punti alle posizioni che contano, che in questo caso è la vittoria in un ipotetico campionato del mondo. La strada da fare chiaramente è ancora tanta, però dall'altra parte ci sarà da capire se davvero il nuovo sistema, se così possiamo chiamare nuovo un sistema che oramai è in vigore dal 2019, abbia ulteriore bisogno di un assestamento da un punto di vista regolamentare. Noi siamo impressionati da tutti questi errori, perché siamo cresciuti con esempi virtuosi. Non voglio scomodare Patrick Venerucci e Brigitte Palazzi e Rossi, ma possiamo parlare anche di Zanfordin degli Esposti, possiamo parlare di Sara Venerucci con Matteo Guarisi e con gli altri partner, possiamo scomodare Laura Marzucchin, Enrico Fabbri, coppia meravigliosa, autrice di una stagione incredibile tanti anni fa, Luca Roni Tarlazzi, se vogliamo fare un esempio più recente. Lì l'errore era veramente minimo. Le coppie di artisti con le guardavi ed era veramente una gara a chi performava meglio da un punto di vista qualitativo. Oggi la situazione è cambiata, ed è chiaro che non è che siano cambiati gli allenatori, perché buona parte di questi allenatori era già molto attiva. Pensiamo appunto allo staff di Rimi, era già molto attiva tanti anni fa. È chiaro che ci sia qualcosa in questo regolamento che forse potrebbe essere cambiato, più che altro per consentire da una parte una migliore performance da parte dei pattinatori, dall'altra avvicinare anche tante altre nazioni che negli anni possibilmente sono state spaventate da questa supremazia italiana, tanto da magari pensare di poterci non mettere mano, in quanto convinti di non poter gareggiare a pari livelli, o neanche immaginarlo di avvicinarsi a quel livello, no? Se io penso alla gara del 2000 di Springfield, per esempio, c'era una coppia argentina eccezionale. Questa competitività negli anni si è un po' assorbita, anche se è da segnalare, ed è importante dirlo, che negli ultimi anni invece tante nazioni, non solo la Spagna ma anche il Sud America, stanno cercando di attrezzarsi per poter essere competitivi. Ed è quello che noi ci dobbiamo auspicare competitività e soprattutto spettacolarità, perché le coppie artistiche sono per eccellenza la somma del più grande spettacolo probabilmente che il pattinaggio possa offrire. Quindi la sentenza di Ponte di Legno è questa, con comunque picchi importanti nonostante gli errori, sia in campo senior sia in campo junior. Non ci resta adesso che scoprire quello che succederà con l'ultimo segmento della competizione dedicata al libero, ovvero libero senior femminile, dove c'è una lotta aperta tra Bedet Altezza e tra Mikol Zangoli. Vediamo quello che succederà. Noi cercheremo sempre di offrirvi un punto di vista, ovviamente a caldo, poi state tranquilli perché approfondiremo tutto con i giusti protagonisti.
per cercare di addentrarci ancora di più in questo mondo meraviglioso che è tanto bello quanto complesso. Non ci resta quindi che salutarci e augurarci ancora un ottimo pattinaggio e ci sentiremo domani con la gara del libro. A voi tutti l'auguro di una buona giornata e buon proseguimento su Sport2U. Da Fabrizio Testa.